Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul caso di oggi. Il caso di oggi tratta di relazioni un po' complicate, quelle relazioni che finiscono perché una delle due parti vuole andarsene e l'altra non è pronta ad accettare questa separazione. Aggiungete a questo mix anche il fatto che la controparte sceglie di frequentarsi proprio con il vostro migliore amico. Diciamo che questo è un cocktail letale per quello che potrete immaginare che andrà a succedere in questa storia. È un caso veramente scioccante e che mi ha lasciato anche una grande tristezza. In ogni caso, prima di iniziare con questo video, volevo anche dirvi che sto realizzando un videogioco e mi piacerebbe avere tutto il vostro supporto, quindi chi volesse supportarlo in qualche modo, anche solamente lasciando un mi piace, dei commenti o iscrivendovi anche alla newsletter sul mio sito, potete farlo sul sito di Serafini Production, ve lo lascio in descrizione, e potete anche passare sull'Instagram che ho aperto apposta e lasciare dei commenti che cercherò di pubblicare sempre più foto. Il gioco a cui sto lavorando si chiama Unfollow e dovrebbe uscire nella prima metà di quest'anno, quindi spero proprio che vi piacerà. Tra l'altro vi dico che dal 6 al 13 di febbraio parteciperemo, se tutto va bene, alla Steam Fest e ci saranno delle live, e quindi se mi seguite su Instagram vi aggiornerò su quando ci saranno fatte le live e finalmente mi potrete rivedere dopo tutto questo tempo, perché veramente ne è passato di tempo dall'ultima volta che mi sono fatto vedere in video. Comunque bando alle ciance e passiamo a raccontarvi la storia di Erika, Christian e Pedro. Il caso inizia nella scuola superiore Doral Academy di Miami-Dade in Florida. Erika Freeman e Pedro Bravo si incontrano durante il secondo anno di superiori e tra loro scatta subito qualcosa. Iniziano a frequentarsi e fin da subito si definiscono una coppia. I due hanno un caro amico di nome Christian Aguilar, un ragazzo abbastanza timido, con un bel carattere e grande senso dell'umorismo. Quando sono insieme, Erika, Pedro e Christian sembrano il tipico trio uscito da un film per ragazzi, ma le cose spesso non sono quelle che sembrano. Pedro non è infatti la persona giusta per Erika. È invadente, insicuro, incapace di accettare qualsiasi possibilità di rifiuto. Ben presto Erika ne ha abbastanza di questo suo modo di fare, ma ogni volta che prova a chiudere la relazione il ragazzo non accetta, diventa possessivo e continua a dirle che se decide di lasciarlo veramente se ne pentirà. Per mesi, quasi un anno, Erika si sente intrappolata in questo rapporto. Per fortuna si sta avvicinando il giorno del diploma e la ragazza sa che lei e Pedro prenderanno finalmente strade diverse, andando infatti in due università molto distanti tra loro. Nell'estate del 2012 Erika lascia definitivamente Pedro. Il tempo aiuta a guarire le ferite, ma quando Pedro perde la sua ragazza è troppo immaturo per andare oltre e cercare di stare meglio. Il ragazzo non prende la rottura molto bene. Infatti il suo diario diventa confusionario, pieno di scritte che parlano di Erika, di quanto la ragazza gli manchi e del suo forte desiderio di averla di nuovo con sé. Quelle pagine mostrano chiaramente quanto Pedro fosse diventato possessivo nei confronti della sua ex fidanzata. Non pensava ad altro se non a come riaverla al suo fianco. Intanto un nuovo capitolo è iniziato per Erika e, pensate chi, Christian. Il ragazzo riceve una borsa di studio dall'Università della Florida e inizia a studiare ingegneria biomedica. La famiglia è orgogliosa, è sempre stato un ragazzo ambizioso e i frutti del duro lavoro iniziano a vedersi. E c'è dell'altro, anche Erika si trasferisce a Gainesville, iscritta alla Santa Fe Community College. Quando lei e Christian si ritrovano, non sono più amici, hanno incominciato infatti ad uscire insieme. Erika lo considera la sua anima gemella, lo definisce dolce, romantico e lo ama profondamente. È certa che in futuro si sposeranno. Il padre di Christian ha confermato di non aver mai visto il suo figlio così felice. Erika e Christian si scrivono tutti i giorni durante la settimana e si vedono quotidianamente alla fine della giornata di lezioni in università. Il 20 settembre Erika scrive al ragazzo per decidere dove trovarsi quel giorno, ma non ha notizie per tutta la giornata. Non voleva essere invadente come Pedro era stato con lei in passato. Si limita a pensare che Christian sia impegnato e che le risponderà quando avrà tempo. Decide quindi di tornare nel suo appartamento e andare avanti con la sua giornata in attesa di notizie. Le ore passano e Christian non si fa vivo, così la ragazza decide di chiamarlo, ma nonostante le molte telefonate non
non ottiene una risposta. Questo comportamento non è assolutamente tipico di Christian ed Erika inizia quindi a preoccuparsi seriamente. Decide quindi di andare direttamente a casa del ragazzo, le apre il coinquilino, ma anche lui non vede Christian da un po'. Erika passa la notte in bianco chiamando gli amici e i conoscenti del ragazzo. Alle 4 del mattino chiama l'unica persona che era sicura avesse incontrato Christian quel pomeriggio, Pedro. I due erano rimasti amici anche dopo la fine del liceo. Poche settimane prima Pedro aveva contattato Christian dicendogli che stava combattendo con la depressione e che uscire con un amico lo avrebbe aiutato. Pedro si era appena trasferito a Gainesville proprio per poter essere più vicino alla sua cerchia di amicizie. Il 20 settembre i due ragazzi si sono incontrati per fare qualche compera nel primo pomeriggio, ma quando Erika chiama Pedro per avere notizie di Christian, il ragazzo le risponde che dopo gli acquisti e il pranzo lui e Christian si erano separati e da quel momento non l'ha più sentito. La mattina del 21 Erika chiama i genitori di Christian, Claudia e Carlo, ma anche loro non hanno avuto notizie del ragazzo. Erika ha quindi la conferma che qualcosa non va e chiama il 911. Mentre Erika denuncia la scomparsa del fidanzato, i genitori di Christian salgono in macchina e la raggiungono a Gainesville. Carlos chiama la polizia confermando che non è normale che il figlio non si faccia vivo con la fidanzata e che lui e la moglie condividono con Erika una certa preoccupazione. Alle 10 del mattino Erika e Pedro vanno alla stazione di polizia dell'università e parlano con l'agente Timothy Park. Due poliziotti vengono mandati all'appartamento di Christian per cercare eventuali tracce che indichino che il ragazzo è stato vittima di attacco o sia scappato di sua volontà, ma non trovano assolutamente nulla. Quella mattina Erika e Pedro vengono interrogati dalla polizia, che è interessata particolarmente a Pedro, dal momento che risulta essere l'ultima persona ad aver visto Christian. Il ragazzo racconta in modo assolutamente tranquillo cosa hanno fatto lui e l'amico il giorno prima. Sono andati a mangiare, hanno comprato qualche CD e sono saliti sulla macchina di Pedro per cercare di far funzionare il lettore CD e poter ascoltare un po' di musica. Poi hanno avuto una piccola discussione e Pedro ha fatto scendere Christian e se n'è tornato a casa per conto suo. Poco dopo si è sentito in colpa e ha telefonato all'amico, ma Christian non gli ha risposto. Quando la polizia chiede a Pedro dove ha fatto scendere l'amico, il ragazzo risponde che non conosce il nome della via, dal momento che è arrivato da poche settimane in città, ma descrive la zona. Si tratta di un quartiere con un alto tasso di criminalità, quindi la polizia inizia immediatamente a perlustrare le strade alla ricerca di Christian. I poliziotti controllano le telecamere di sorveglianza e trovano effettivamente i ragazzi nei video dei negozi della zona, ma non c'è alcuna traccia di Christian in nessun video. Nell'area in cui Pedro ha detto di averlo lasciato è come se il ragazzo fosse svanito nel nulla intorno alle 4 del pomeriggio. I poliziotti però trovano un filmato interessante, non di Christian ma di Pedro, che è stato ripreso dalle telecamere in un autolavaggio mentre puliva la sua auto alle 2 di mattina. Perché il ragazzo aveva affermato di essere tornato dritto a casa? Quando i poliziotti mostrano il filmato a Pedro, scoprono un elemento cruciale. Più o meno un paio di settimane prima, il ragazzo ha scoperto che Erika e Christian stavano uscendo assieme. Nessuno dei due gliel'aveva detto perché non voleva rattristarlo. Il tradimento fu doppio per Pedro. L'amore della sua vita stava con uno dei suoi migliori amici ed entrambi gli avevano mentito al riguardo. Era assolutamente furibondo. Pedro racconta alla polizia che il giorno prima lui e Christian si erano presi a pugni per questa faccenda. Pedro aveva rotto il naso a Christian e il sangue aveva sporcato tutto il sedile. Poi lo aveva cacciato fuori dalla macchina e lasciato per strada, quasi del tutto privo di conoscenza. Questa confessione viene rilasciata il 24 settembre. Il giorno dopo Pedro viene arrestato per omissione di soccorso, ma quella dei poliziotti è una tattica. Sono convinti che il ragazzo sia colpevole di qualcosa di molto peggio e vogliono trattenerlo il più a lungo possibile per ottenere una confessione completa. Dopo aver parlato con un po' di detective, Pedro comincia lentamente a cedere. La polizia ottiene un mandato per l'appartamento del ragazzo. Trovano una ricevuta che li porta a controllare i filmati di un negozio. Nelle riprese Pedro compra una pala, del nastro adesivo e una grande quantità di pillole per dormire e un grande quantitativo di sonniferi. A casa del ragazzo la polizia trova inoltre lo zaino di Christian. È chiaro che è stato commesso un crimine, gli inquirenti devono ora trovare un corpo. Per la fine di settembre ormai anche i parenti di Christian sanno che il figlio non farà mai più ritorno. Il corpo di Christian viene
viene trovato verso metà ottobre da un gruppo di cacciatori della zona. Era stato sepolto in una tomba poco profonda nel bosco. Dato l'avanzato stato di decomposizione, solo le impronte dentali furono in grado di confermare l'identità. Questo significa che, purtroppo, non è possibile determinare la causa sicura della morte. L'autopsia ha però rivelato che il ragazzo è stato strangolato e caviglie e polsi sono stati legate con del nastro adesivo. Pedro ha riempito la bottiglia di Christian con dei sonniferi quando hanno lasciato il negozio in cui hanno fatto degli acquisti. Nell'abitacolo della macchina ha poi strangolato il ragazzo con una cintura. Il tutto è avvenuto nel parcheggio di un Walmart. Il processo di Pedro è iniziato nell'agosto del 2014. Per quanto sia incredibile, il ragazzo si è dichiarato non colpevole. Ma il suo compagno di cella ha rilasciato una testimonianza dettagliata. Il piano era di avvelenare Christian con un mix di pillole, pesticidi e soda. Pedro aveva con sé anche un coltello, come piano B, in caso l'avvelenamento fosse andato storto. Pedro ha testimoniato in sua difesa, ripetendo la menzogna che aveva già detto alla polizia. La discussione tra lui e Pedro era diventata molto accesa e l'aveva colpito al naso. Il ragazzo è arrivato a dire che aveva comprato la pala perché voleva togliersi la vita e prima scavarsi la sua stessa tomba. Il compagno di cella ha detto dove si trovava la pala e rivelato ogni dettaglio che Pedro gli aveva raccontato mentre erano in prigione assieme. Il ragazzo era orgoglioso dell'omicidio che aveva compiuto. Le prove, l'esame del DNA e il diario di Pedro sono stati sufficienti per le accuse di omicidio di primo grado, avvelenamento, occultamento di prove e falsa testimonianza. È stato condannato all'ergastolo senza possibilità di riduzione di pena. Eccoci alla conclusione. Personalmente ho provato molta tristezza mentre facevo le ricerche per questo video. La fine di ogni relazione lascia una ferita che richiede tempo per guarire, ma l'ossessione di questo ragazzo lo ha trasformato fino a renderlo orgoglioso di aver posto fine alla vita di un suo caro amico. Erika e Christian potevano agire diversamente e dire a Pedro che si stavano frequentando, ok, mentire non è stato corretto, ma quello che ha fatto Pedro rimane assurdo. Voi che cosa ne pensate? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Vi ringrazio come al solito per aver visto questo video e vi invito a mettere un mi piace. Inoltre, se non l'avete già fatto, andatevi ad iscrivere anche sul sito di serafiniproduction.com. Un caro saluto e alla prossima!